segnato Valieri 1-0 al 19esimo. 20 anni passati come se nulla fosse, come se avesse ancora addosso quella maglia biancorossa che è diventata una seconda pelle, più forte e resistente degli anni e dei campionati che passano. E così, ogni volta che Sandor Tovaglieri torna a Bari, è stato così anche questa volta al centro commerciale Bari Blu di Trigiano, dove il Cobra ha presentato il libro scritto con Susanna Marcellini, la storia di un calciatore, ma anche quella di un uomo e dei suoi affetti, raccontate in Cobra, vita di un centravanti di strada. È stata una vita bella, intensa, burrascosa, di momenti di gioia, momenti di sofferenza che mi hanno fatto conoscere piazze caldissime, infuocate, straordinarie, piazze con meno calore, ma in ognuno di loro ho cercato di prendere qualcosa per poi finire la carriera e portarmi anche un bagaglio di esperienze nella mia vita umana e dare anche una crescita ai miei figli. Si dice sempre che i difensori italiani non sono più quelli di un tempo. Oggi quanti gol farebbe Sandro Tovaglieri? Questo non lo so, se andiamo a vedere la media di quando giocavo ti dico tanti. Però non... sicuramente l'aspetto tecnico prima era molto più difficile poter superare degli dei difensori, però oggi Serie A, Serie B vedo che ci sono degli elementi anche giovani che faresti fatica, però è normale che fare gol a Baresi, a Scirea, a Maldini, a Turam e Cannavaro non era facile.